Buongiorno ragazzi, buongiorno a tutti. Oggi ultimo giorno ad Osaka, sono stato qui più o meno una decina di giorni. Adesso vado a fare colazione, però qui la colazione la facciamo con una bella zuppa di ramen. Voglio farvi vedere questo posto che ho scoperto un paio di giorni fa, dove fanno del ramen squisito, ma quello che mi interessa di più è il personaggio, il proprietario, che sarebbe anche lo chef. Si chiama Mr. Takemura. Sono qui con un ragazzo che ho appena incontrato in ostello, si chiama Alberto da Torino. E adesso ci andiamo a fare questo brunch, sono le 10:30, brunch con ramen. Konnichiwa, Mr. Takemura. How are you? My friend from Italy also. Quella è tutta giapponese, quella macchinetta. E qui c'è anche in inglese. Osaka number one, meat, tofu, curry noodle, tempura. Tempura egg. This menu. Ok, this is the menu. Ok, arigato gozaimasu. Il menu è molto semplice, sono praticamente quasi tutti udon o soba con carne, uova. Guardate i prezzi, 240 sarebbero più o meno 2 euro. Questi sono i prezzi più bassi che ho trovato finora. Personaggio simpaticissimo, parla un sacco di lingue, o almeno ci prova. How many years this shop? Oh yeah, more than opening 50 years ago. 50 years ago, oh cool. 50 anni fa ha aperto questo shop. Guardate che roba, semplicissimi udon con il bello vetto crudo. E qui c'è una tempura, dovrebbe essere. Spring onion, come si chiama gli spring onion in italiano? La cipolla verde, la cipolla primavera. Buonissimi. Takemura-san. Hi. Arigato gozaimasu. See you next time. Okay. Thank you. Com'erano? Erano buoni? Molto buoni. Buoni. 230 yen. Più o meno 2 euro. Ci facciamo un giro qua nel pachinko? Dai, proviamo. Vediamo se non mi dicono niente. Sentite che casino assordante. C'è un rumore terribile, non riesco a sentire la mia voce. Io esco perché è davvero un posto incredibile. Sono stato un paio di minuti, 3-4 minuti, ed è stato davvero, le orecchie già rimbombano per il bordello, il casino terribile che c'è dentro. E qui ce n'è un altro, è tutto pieno, questa strada è tutto pieno di pachinko. Questa è un'altra sala giochi di pachinko, questa è un'altra sala giochi. È ora di pranzo, sono con un altro amico dalla Germania, Tobias.
che ho incontrato in ostello, e adesso siamo qui per comprare del sashimi. Questa è la zona del pesce, quindi qua si trova tutto il sashimi. Questo è tonno, 2 euro questo pezzo di tonno, e qua c'è già pronto il sashimi, una vaschetta così grande di sashimi, questo sono 10 euro, questo è lo stesso, più o meno 10 euro, guardate queste vaschette, 7 euro, qui c'è salmone, mi sa che prendo un po' di salmone, salmone, prendiamo questo, costa 7 euro più o meno, tonno, gamberetti, vongole, guardate queste, I think this you need to cook maybe, no? No? Sashimi also that? Yeah. Gonna try? You wanna cook for your vlog? It's not even expensive. No, it's not. Alghe. Qui è pieno di sushi, maki roll. Questa vaschetta di sushi soltanto 7 euro, 1000 yen più o meno 7 euro. Guardate quanto sushi. Lo fanno direttamente nel supermercato. Allo! Qui c'è tempura. Guardate quanta tempura qua, tutta frittura. Ma noi abbiamo comprato un po' di carne. Mastercard. Ok, spesa fatta. Ho speso 26 euro. Però ho comprato un sacco di roba, adesso vi faccio vedere in ostello che cosa mangiamo. La carne del supermercato non è Kobe. Ci hanno detto che è della regione di Hokkaido, sarà buona lo stesso, credo. Non è come quella di Kobe, però è tenera, ma non si scioglie in bocca, bisogna masticarla un po', però è gustosa. C'è questa coppettina di plastica con delle alghe, sono davvero viscide, guardate, ve li faccio vedere, guardate qua, però sono buone, assaggiamo? Mmm. Buone, buone. Tobias, what do you think? It is very slap. Alright, look at this. Guarda come viscida questa cosa. Ah, slimy. Like cheese. Proviamo questo sashimi. Vado? Forse un po' troppo wasabi. È delizioso. Sta provando un granchio. Granchio crudo. Oh. Is it good? Yeah. Tasty. Need to put wasabi and soy sauce. It doesn't have much taste. Yeah. Che provo a mangiarne uno io, di solito io i granchi li mangio cotti,
proviamo a mangiarne uno crudo. Ok. Dai, lo mettiamo anche nella salsa, magari anche con un po' di wasabi. Eh? Buono, buono. Tobias ha finito tutto. Io vado a dormire un pochino, a riposarmi, perché fra 3-4 ore devo andare a mangiare di nuovo. Dopo questa abbuffata fatta a pranzo sono andato a riposare, poi ho lavorato un po' a qualche video e adesso sono di nuovo fuori, sono le 6 e sto andando a incontrare degli amici di Catch Surfing e c'è una ragazza giapponese che ci porterà a mangiare in vari ristorantini locali. Sono arrivato, siamo 5 persone, ci sono 3 americani e una ragazza giapponese. Adesso entriamo nel primo ristorantino che è un izakaya. Le izakaya sono praticamente ristorantini dove si possono mangiare snack, qualsiasi tipo di cibo e comunque bere tantissimo. E ora entriamo in questi izakaya. Saliamo sopra, tutto in legno qui, che ci sediamo per terra, ci togliamo le scarpe. Ok. Guardate che carino. Io non so nemmeno cosa stanno ordinando perché tutto in giapponese, faccio fare a loro, non c'è problema. Poi tra l'altro questi americani sono insegnanti e sono degli esperti del Giappone, quindi mi fido di loro. Being in nature for a little while, but I don't have my own gear. I don't know what the fuck I'm doing about pitching a tent or whatever. And randomly, my friend. Ragazzi, like, non c'è molto da parlare in questo posto perché c'è un casino pazzesco e quindi metto un po' di musica e mangiamo. Qui abbiamo terminato, ci muoviamo nel prossimo ristorante. È un casino! Nihonshu, sake, Japanese wine. Siamo nella zona chiamata Tenma. Ora entriamo in un bar di sake. Però è pienissimo. E qui si beve solo sake. Fondamentalmente. Guardate dove vi porto, ragazzi, posti incredibili che bisogna davvero venire con gente del posto per trovarli. Ha portato le bottiglie di sake e scegliamo, sono tutte fresche. Kanpai, salute. Salute, salute, salute. Allora sake, dopo questa bevuta di sake andiamo nella postazione numero 3, vediamo dove ci portano in questo momento. Il problema è che questi ristorantini sono tutti piccolini, noi siamo 6 persone ed è difficile trovare tavoli per 6, di solito sono tavoli per 4 oppure ci si siede al banco come in questo caso. Hello.
Ora entriamo in questo posticino. Qui i tavoli sono un po' più grandi. Anche qui spiedini. Ben from New York. From New York, Ben da New York. Eddie from Chicago. Chicago. Yuko. Yuko from Osaka. Oh, the local. And Malcolm from Kansas. And Justin San Francisco. Vediamo che cosa ci portano da mangiare adesso. Ristorantino numero 4, vediamo dove mi hanno portato, vediamo cosa si mangia qui. Salute. Iniziamo a fare sul serio. Questi sono Xiao Longbao cinesi, sono dumpling, sono favolosi. Go! Arigato gozaimasu! Bye bye, thank you! Beer Belly! Ci siamo fermati in un altro posto che si chiama Beer Belly. Kanpai! Kanpai! Salute! Salute! You! But you maybe got the same thing as me. Yours is a little more clear. Mine's a pilsner. Oh yeah, mine too. Oh really? Birra artigianale. Ragazzi, siamo arrivati alla birra. Kanpai. Abbiamo girato 5 posti in questo food tour di Osaka grazie alla mia amica Yuko. Yuko, vuoi dire qualcosa? Ciao Italia. Bravissima. Ciao Italia. Ciao ragazzi. Non dimenticate di iscrivervi al canale, di cliccare sulla campanella e ci vediamo alla prossima. Ciao.